Di nuovo in Italia una serie di attentati concentrati negli ultimi giorni fa scattare l'allerta in provincia di Foggia. Oggi la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, a cui partecipa la ministra Lamorgese. Sentiamo in diretta Massimo Veneziani. In questo territorio nel 2022 già 9 esplosioni in poco più di 8 giorni, questo inizio d'anno non poteva essere peggiore per questo territorio, un negozio di fiere a Foggia, altre attività commerciali a San Severo, diverse bombe come dicevamo con l'ombra del racket, delle estorsioni. Oggi qui in prefettura Foggia, dove vi stiamo parlando, c'è il Comitato per l'Ordine e Sicurezza presieduto dalla ministra Lamorgese, si sta ultimando, ma c'è un altro segnale positivo, oltre appunto alla presenza del ministro, quindi alla presenza dello Stato in questo territorio così delicato, ma anche la nascita finalmente dell'associazione anti-racket qui a Foggia. Ci sono diversi imprenditori che si sono messi insieme per dire no alla illegalità. Da sottolineare che è stata intitolata ai fratelli Luciani, che è questa coppia di fratelli morti, vittime innocenti di mafia, uccisi a San Marco in Lamis il 9 agosto del 2017, ma ascoltiamo dalle parole di Tano Grasso, il presidente della Federazione delle Associazioni Anti-Racket, un po' il commento di questa giornata. Lo ha detto poco fa ai nostri microfoni, ascoltate. Il senso di questa iniziativa è la conferma di un impegno dello Stato, la necessità che ci sia un nuovo impegno da parte della società civile e in particolare dal mondo imprenditoriale. È fondamentale per incoraggiare i nostri colleghi a denunciare, perché tutto qui è il problema. Come si aiutano? Evitando di restare da soli intanto. La forza di condividere la tua esperienza di vittima con altre vittime ti fa vincere la paura, ti dà forza.